Buongiorno amici da Dubai, mi trovo negli uffici del costruttore Soba, un developer molto forte qui a Dubai che sta spingendo molto anche in Italia con dei road show che ha fatto recentemente. È mattina, eppure guardate l'ufficio, già è bello carico di gente, incredibile. Oggi vi voglio riparlare della community Soba Heartland 2 e perché potrebbe essere molto interessante investire lì. Seguitemi. Perché investire in Soba Heartland 2? Cos'ha di speciale questa community? Ecco, ho detto la parola magica, community. Questa è una community, tra l'altro non molto grande, molto molto carina, mi piace molto, sembra una piccola oasi, mi piace molto di più della precedente Soba Heartland 1, dove c'è l'ufficio vendite e dove mi trovo adesso, che in effetti non ho mai pubblicizzato in passato. E questa invece mi piace, ci trovo delle ottime potenzialità, mi piace anche molto di più la location, onestamente. La community è composta da ville, townhouse e da delle torri con degli appartamenti, one bedroom, two bedroom, three bedroom. Quindi anche qua dipende un po' naturalmente da quello che uno vuole fare. Le amenities di questa community sono naturalmente mega piscine, crystal lagoon. La location è sicuramente un punto di forza di questa community, che poi trarrà vantaggio dallo sviluppo del vicino Dubai Creek Harbour di Emaar. Sapete che ci sono in ballo tante cose nella community di Emaar Creek, dove io abito. Probabilmente entro fine anno ci saranno degli annunci molto importanti, quindi quest'area qui, essendo comunque vicina al Creek e diciamo che si affaccia anche sul il parco naturale di Ras Al Khor, trarrà beneficio da tutte queste situazioni che sono in ballo. Per un investitore furbo è il momento giusto per entrare. Target minimo di entrata 350.000 euro, non credete alle pubblicità ingannevoli che pubblicizzano 250, 300, no, minimo 350. Va bene tutto? No, non va bene tutto, dovete essere consigliati, bisogna capire bene cosa andare a prendere, naturalmente in base al proprio portafoglio, e poi capire e soprattutto anche metrature e le potenzialità di un'eventuale unità immobiliare in ottica di affitto, in ottica di capital appreciation. In questo momento, a parte che questa è un'area in costruzione, non è un'area per short term, ma potrebbe diventarlo in futuro. Si può fare flipping qua, flipping immobiliare? Sì, si può fare flipping immobiliare, farò nel prossimo video un video specificatamente dedicato al flipping. Ritengo che vadano selezionate con cura le unità per poter andare a fare un flipping, se per flipping intendiamo una rivendita veloce con profitto. Allora vi ricordo che per acquisti diretti da developer non si pagano spese di commissione o di intermediazione o di consulenza, ok? A Dubai non si pagano, soprattutto se venite con me, quindi non pagate nulla. Vi ricordo che si seguono i piani di pagamento di costruttori, che in questo caso sono 3 anni. I costruttori grossi ormai fanno solo 3 anni di pagamento. Andrei a diffidare su chi propone piani di pagamento più lunghi, 5 anni, 6 anni, non mi piace assolutamente. Ricordatevi di avere comunque sempre le coperture. Quindi non venite qui o non provate ad avvicinarvi a fare operazioni immobiliari a Dubai se avete solo i soldi per il down payment e non ci avete altro. Non si fa così, ok? Per qualsiasi altra informazione, Alessandro Ventura, Dubai.